Stiamo caricando le nostre batterie ed ora siamo pieni di energia. Siamo i robot. Funzioniamo autonomamente e balliamo musica meccanica. Siamo i robot. Io sono il tuo servo. Io sono il tuo robot operaio. Siamo i robot. Siamo i robot. Siamo i robot. Siamo i robot. Il salotto della civetta con Davide Pelanda. Secondo il Robot Institute of America, il robot è un manipolatore polifunzionale in grado di eseguire diversi compiti attraverso una serie di movimenti programmati, mentre la robotica è una scienza interdisciplinare che coinvolge diversi tipi di conoscenza meccanica, biologica, informatica, linguistica, psicologica e l'automazione. Le applicazioni sono molteplici, ma si possono suddividere in robotica di servizio, che comprende applicazioni di tipo professionale e personale, e robotica industriale. Nel primo caso, cioè per i robot di servizio per uso professionale, le principali applicazioni sono in logistica e distribuzione. In questo caso, la diffusione dei robot è in gran parte conseguenza della crescita dell'e-commerce. Le modalità di consegna possono essere rivoluzionate da veicoli autonomi e droni, tanto che il McKinsey Global prevede che in futuro sarà consegnato in questo modo il 78% degli articoli, mentre con le consegne tradizionali si arriva al 20% e i corrieri in bicicletta al 2%. Si parla poi di robot per difesa e sicurezza. In questo caso, Unmanned Aerial Vehicle, cioè i droni, vengono sfruttati in combattimenti, ma anche in operazioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione, e con gli stessi obiettivi ne fanno uso le forze dell'ordine. L'esercito italiano, ad esempio, li usa anche per monitorare la terra dei fuochi in Campania. Nell'ambito della sicurezza sono impiegati per l'accesso alle aree pericolose come le centrali nucleari o siti in fiamme, per operare in zone colpite da catastrofi naturali o intervenire in situazioni di rischio, come ad esempio disinnescare bombe o prevenire attentati. Ci sono poi i robot per monitoraggio e manutenzione, chirurgia e riabilitazione medica. In questo settore, ad esempio, nel 2017 vi sono state nel mondo più di 700.000 procedure chirurgiche, con l'assistenza di sistemi robotizzati. Sia chiaro che il robot non esegue l'intervento, ma assiste il chirurgo che lo guida. Oppure, in ambito ortopedico, con il robot si possono mettere a punto delle terapie personalizzate, con vantaggi per il paziente, fisioterapista e assicurazioni. Ad esempio, uno spin-off del Sant'Anna di Pisa ha realizzato Alex, robot che aiuta la riabilitazione di pazienti colpiti da ictus, mentre un segmento con grandi prospettive in campo sanitario è la biorobotica, che sviluppa macchine e dispositivi intelligenti, ispirati alla natura. In futuro ci saranno sicuramente robot guida per non vedenti, umanoidi per la cura degli anziani, ovvero macchine dotate di capacità di riconoscimento vocale che in futuro percepiranno anche movimenti e gesti umani. Ci sono poi i robot di servizio per l'agricoltura. Potrebbero essere impiegati droni per documentare, ad esempio, il lavoro irregolare nei campi e sono fondamentali nell'agricoltura di precisione, in quanto, mediante fotografie aeree e dati raccolti dai sensori, permettono di valutare lo stato di salute di terreni e colture per adottare misure specifiche. Sono molto comuni nel settore agricolo trattori autonomi, macchine diserbanti, mietitrici automatiche oppure droni per la semina, la disinfestazione e la raccolta di dati sullo stato delle colture. Sempre in agricoltura, molto diffusi sono i robot impiegati per la mungitura, raccolta di frutta e verdura e imballaggio. Ci sono poi esempi di robot di servizio per uso personale. Si pensi ai robot aspirapolvere, falciatrici da prato, robot giocattolo per bambini e da intrattenimento, umanoidi da assistenza e addirittura animali robotici da compagnia. Non dimentichiamo che oggi la tecnologia più avanzata in questo campo riesce a progettare e far assomigliare i robot a delle persone.
Sofia, ad esempio, prodotto dall'azienda americana Ansor Robotics, è un robot femmina che è stata progettata per assomigliare esteticamente a Audrey Hepburn, la cui funzione principale è di parlare con le persone, cosa che le riesce ottimamente, in quanto il suo software di intelligenza artificiale è in grado di elaborare dati visivi e riconoscimento facciale tramite due microcamere installate negli occhi. Sofia imita perfettamente gesti umani, replica 62 espressioni facciali e riesce a intrattenere conversazioni semplici con l'interlocutore. Tutte capacità queste che le hanno permesso di essere ospite in molteplici programmi televisivi, cantare in un concerto e finire in una delle copertine di moda più famose del mondo. A una domanda provocatoria fatta dal giornalista Andrew Ross Sorkin, che ha chiesto a Sofia cosa pensasse degli scenari apocalittici di robot al potere, così Sofia ha risposto: «Hai letto troppo Elon Musk e visto troppi film di Hollywood. Non preoccuparti, se sei gentile con me, io lo sarò con te. Trattami come un sistema input-output intelligente». Il salotto della civetta con Davide Pelanda.